Sto scherzando. Non lo dica nemmeno, guardi, si assuma la responsabilità di una giornalista e non dica queste cose nemmeno per scherzo. Però sulla, cioè, la gente parla di un colpo di Stato. Stiamo scherzando, questo è il Parlamento della Repubblica Italiana, eletto 2 mesi fa a suffragio universale. Per favore, siamo in una democrazia rappresentativa e quindi i parlamentari che esercitano il loro mandato senza un vincolo hanno preso una decisione, il Parlamento è sovrano. Se cominciamo a fare queste discussioni mettiamo a rischio la democrazia, che dovrebbe essere interesse di tutti, non è né di destra né di sinistra la democrazia. L'ha votato convintamente Napolitano, onorevole? Io ho votato Giorgio Napolitano, penso che sia un uomo straordinario, un grande Presidente della Repubblica, sono molto contento che sia Presidente della Repubblica. Dopodiché mi pongo il problema che il Parlamento doveva trovare un'altra soluzione e non l'ha trovata. Perché non l'ha votato? Io l'ho cercato di spiegarlo, perché penso che in una Repubblica parlamentare i candidati presidenti vengono scelti per le loro qualità e perché hanno un senso politico e non perché sono arrivati primi, secondi o terzi in un concorso. Perché il problema... Questo, ma per questo, perché se uno mi dice Rodotà lo voglio perché ha fatto queste cose è una cosa, se mi dice ho fatto un concorso ed è arrivato terzo e lo scelgo perché il numero uno si è ritirato e il numero due si è ritirato, io non sono convinto, perché non è la risposta, è così, così è la democrazia. Questa... scelto Rodotà, non solo per quello. Se la Gabanelli non si ritirava si parlava della Gabanelli, allora noi dobbiamo stabilire che nella nostra Costituzione, perché altrimenti decidiamo di fare un'altra cosa che ha più senso, facciamo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Lei sarebbe favorevole a un semipresidenzialismo? Io penso che se dobbiamo discuterne, è una delle famose riforme di cui si parla, perché il problema qual è? Che se vogliamo chiedere direttamente al popolo di dirci chi è il più popolare, per cui noi non scegliamo sulla base delle capacità o dell'accordo politico, del senso politico della candidatura, ma scegliamo in termini di popolarità, poi non possono essere 40.000 persone non certificate, devono essere 60 milioni di italiani che votano, allora sì che misuriamo la popolarità. Però poiché la nostra Costituzione invece prevede che il Presidente della Repubblica, che ha particolari poteri, sia scelto dal Parlamento, quindi sia filtrata la popolarità, si faccia un altro ragionamento, quel ragionamento va fatto. Io ho una grande deferenza e ammirazione per Stefano Rodotà, però non lo avrei votato se non come un candidato Presidente della Repubblica che viene scelto per il senso politico della sua candidatura, non perché è arrivato terzo in quella situazione. Il senso politico di Marini qual era? Quindi io non l'ho votato Marini. Quindi avreste votato la Gabanelli. Un senso politico. Ma non proprio, non si sposti, ci sono... Sì, dobbiamo facciamo una trasmissione di guerra. Sì, no, per me sì, non io. Io non ero d'accordo e non l'ho votato. Per me Prodi aveva senso. Prodi è stato 2 volte Presidente del Consiglio, è stato Presidente della Commissione Europea, quindi anche una persona che ha entrature e viene, diciamo, bene accolto all'estero. È attualmente inviato del Segretario Generale delle Nazioni Unite, una persona di, come dire, grandi doti, e per me aveva senso. Questa è la mia discrezionalità di parlamentare. Però Renzi è stato anche criticato per questa sua adesione a Prodi, nel senso che non rappresentava Renzi, il nuovo, era non il è che, non è che Renzi non si possa criticare. Sì, no, vabbè, però è un nome che avete concordato e votato tutti insieme. Sì, noi abbiamo votato, purtroppo non tutti quelli che hanno detto che andava bene poi l'hanno votato, questo è il problema. Cioè, mi faccio dire una cosa, Rodotà, l'unico merito che hai è essere o terzo alle Quirinarie di Grillo? No, però è stato proposto... È quello che ha detto lei, no, no, io ho detto tutta un'altra cosa, ho detto che è stato proposto per quello. Se fosse stato proposto in un altro modo, cioè per esempio si fosse parlamentarizzata, cioè si fosse utilizzata dentro il Parlamento quella candidatura, cioè se fosse venuto in Parlamento e si fosse detto abbiamo 2 o 3 nomi, parliamone, capiamo qual è il Presidente della Repubblica più adatto. Se invece uno dice io ho fatto questo concorso di bellezza, praticamente di simpatia, di popolarità, e questo è il numero 3, il numero 1 e 2 si sono ritirati e quindi o questo o niente, questo non è il Parlamento, perché il Parlamento si chiama così perché sì, ci si parla, non ci si impongono dei diktat. Momento, un segnale di cambiamento quale sarebbe stato? Il segnale di cambiamento che davate voi qual era? Che davamo noi in che senso? Il segnale di cambiamento rispetto al Presidente della Repubblica. Perché Prodi non sarebbe stato un nuovo Presidente. Ma Bonino perché se l'ha ignorata? In cima a tutti i sondaggi? Perché? Io non l'ho ignorata, Emma Bonino per me era la mia proposta iniziale, mi sarebbe piaciuto che fosse votata da tutti, perché Emma Bonino ce la poteva fare, è stata designata dal centrodestra a certi incarichi, dal centrosinistra ad altri, erano i primi 10 nomi di Grillo, si poteva avere, io penso che anche il centrodestra e centrodestra e Grillo si sono anche un po' bloccati, centrodestra su Marini o Marini o niente, Grillo o Rodotà o niente, nessuno ha detto è il Parlamento parliamoci, l'avessimo fatto forse si trovava un'altra soluzione, non l'abbiamo fatto, tutti si sono irrigiditi e quindi per fortuna che c'è Napolitano abbiamo Napolitano.